E allora, dai fratelli De Filippo, li abbiamo appena visti. Bentornato a Effetto Notte a Sergio Rubini. Grazie. Grazie di aver accettato il nostro invito. Che in questa puntata, appunto, i fratelli De Filippo ce li racconterai, Sergio, direi proprio alla grande, perché sono appunto i protagonisti del tuo nuovo film. Ecco, sono tre personaggi che assolutamente abbiamo nel cuore. Tu non li racconti come monumenti, ma insomma li racconti in primo luogo come persone. Però io direi, facciamoci per prima cosa un ripassino, e sicuramente la casa se li ricordano, però allora, proprio così, con una penna. La personalità di ognuno, dovrebbero dire Edoardo, insomma, è quello che è il genialoide, però anche più Don Giovanni, più seduttore, come lo definiamo? Sì, seduttore, anche diciamo con un certo spirito capace di tradire, diciamo, apparentemente, come deve fare un autore, no? Cioè lui ha cercato in qualche modo anche di affrancarsi dal suo essere napoletano, dall'affrancarsi, diciamo, anche la sua prima donna, appunto, è stata un'americana. Insomma, è andato a cercare di recitare in lingua, a Milano, di recitare quindi in italiano. Ha sempre cercato di andare oltre la famiglia, oltre Napoli, come deve fare un esploratore. Diciamo, Edoardo era un autore e quindi aveva bisogno in qualche modo sempre di esplorare nuovi territori. Invece Peppino, ecco, Assennato, com'è proprio? l'empatico Peppino, irrimediabilmente simpatico, diciamo, è sempre stato più legato alla famiglia, ha sposato, come la sua prima moglie è stata addirittura la sorella del marito della sorella, quindi diciamo si sono sposati, sono più rimasti, diciamo, legati in famiglia, più attaccato in qualche modo alla tradizione, più simpatico, più umano apparentemente. E Titina invece forse la bruttina, però pure questo è riduttivo, però di grande talento, no? Talento incredibile, Titina ha avuto il talento soprattutto però, come dire, di farsi strada in un'epoca in cui il suo tipo di femminilità non andava assolutamente di moda, andavano di moda le soubrette, le maggiorate, invece Titina era in qualche modo la donna della porta accanto, però è riuscito, come dire, lei con il suo talento a rivoluzionare una tendenza e a far diventare di moda invece una donna apparentemente qualunque, la donna, come si dice, della porta accanto. Forse loro un po' sono una cartina di tornasole della storia d'Italia, che ne pensi? Sono assolutamente, la famiglia De Filippo per me è una famiglia emblematica proprio della famiglia italiana, perché i De Filippo partono da una condizione di, in qualche modo sono un passo indietro, no? Di svantaggio, erano figli di padre ignoto, come si diceva, no? Perché appunto il padre non aveva voluto riconoscerli, erano in qualche modo rispetto alla famiglia Scarpetta, che Scarpetta era il loro padre naturale, erano una famiglia di serie B, quindi nati in qualche modo svantaggiati, eppure da questa condizione sono riusciti, grazie al loro talento, ad affermarsi, a raggiungere l'obiettivo, ad avere un grandissimo successo. Penso che sia appunto in qualche modo anche emblematico proprio della condizione dell'Italia. Noi siamo sempre un po' svantaggiati, partiamo sempre un po' dalle retrovie, ma poi grazie alla nostra abnegazione, alla nostra tenacia, al talento, riusciamo a farci strada e a farci voler bene nel mondo. Che cosa c'entra tutto questo con te? Però penso molto. Beh, guarda, Aspetta, Sergio, ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e me lo racconti. E torniamo qui a Effetto Notte, c'è Sergio Rubini. Bentornati a Effetto Notte. Allora, con noi Sergio Rubini, attore, regista, ci racconta il suo nuovo film dedicato appunto alla famiglia De Filippo, che veramente, ecco, come dire, un pezzo di storia d'Italia significativa per ognuno di noi. Tu la racconti in una maniera molto intima, molto personale, e ci siamo lasciati con una domanda: cosa c'entra questo con te? Banale chiedertelo, perché è ovvio che c'entra tanto, tu sei un artista, però non so se ci sono anche altre ragioni e ti Beh, va di raccontarcele. guarda, io, diciamo, Edoardo per me coincide proprio col teatro. Io quando ero ragazzino, poi mio papà, che era ferroviere, aveva con i suoi amici una compagnia di teatro filodrammatico. E sì, questi filodrammatici in realtà fanno sempre i testi di Edoardo, tantissimo, Natale in casa Cupiello. E mio papà in qualche modo cercava anche di coinvolgermi, però a me sembrava una roba da parrucconi, da vecchio, io volevo fare il tastierista da ragazzino, mi ero tinto anche i capelli, in qualche modo pensavo. Poi un giorno sono andato lì dove c'era la mia band, al posto dietro le tastiere, ho trovato un altro tastierista, ho capito che evidentemente i miei amici non apprezzavano la mia capacità di stare dietro la tastiera, dietro un pianoforte, e allora ho accettato l'invito di mio padre. Mio padre stava appunto mettendo in scena con i suoi amici Natale in casa Cupiello. Durante le prove mi sono annoiato, ma poi in palcoscenico
mi è piaciuto tantissimo. Pertanto, diciamo, il teatro di Edoardo per me coincide proprio con il mestiere dell'attore, e poi l'ho visto da ragazzino, ho visto Edoardo in teatro, ho visto Peppino. Noi abbiamo una percezione di questi personaggi molto museale, no? Molto polverosi, li abbiamo sempre visti in bianco e nero. Invece loro sono stati spregiudicati, rivoluzionari, hanno voluto cambiare il teatro, hanno voluto cambiare le regole del teatro. Per cui ho sempre pensato, dico, ma questi sono i Beatles. Quindi questo gruppo è stato insieme perché? Perché avevano morto il padre, questi non avevano ereditato nulla, quindi hanno deciso in qualche modo quasi per rivalsa di fondare questo trio, e sono poi riusciti a farlo, ad avere un successo incredibile e in qualche modo a portare in giro nel mondo, ad affermare il loro cognome, che poi era il loro elemento, diciamo, certo, quello di vergogna, perché loro si vergognavano, non avevano un vero cognome, avevano il cognome della madre, ma in poco tempo, grazie al loro talento, sono riusciti, diciamo, ad affermare il loro cognome e anche invece a far dimenticare quello del padre, che invece aveva un successo incredibile, perché Scarpetta era come se fosse Spielberg, era il più grande artista che avevamo in Italia, anche quello più ricco. Quando tu sei venuto a Roma, io ho letto da qualche parte che sei stato in questa pensioncina, insomma un po' bohemienne, ma d'altro canto quando si è giovani ci si deve arrangiare, no? Ci sono però tanti sogni, desideri, insomma. Tuo papà come l'ha presa questa cosa, e soprattutto tu che ricordo hai di quegli anni lì, che magari possono essere stati anche un po' garibaldini, però immagino di grande creatività. Beh, io ho avuto una fortuna, nel senso che i miei genitori non mi hanno osteggiato, ma ho anche avuto, quando ho deciso, diciamo, da adolescente di voler fare l'attore, e avevo deciso che avrei provato a fare il concorso all'Accademia d'Arte Drammatica, e poi avevo anche un piano B, avrei fatto il DAMS se non mi avessero preso all'Accademia d'Arte Drammatica, e invece poi mi hanno preso. E i miei genitori, devo dire, io ho avuto molta fortuna perché non mi hanno osteggiato, ma non mi hanno nemmeno caldeggiato, perché, diciamo, sentirsi anche dietro, alle spalle per intenderci, come dire, il fatto che magari un genitore stia puntando tantissimo su di te, sulle tue scelte, anche quello può far paura. Mi hanno lasciato in qualche modo libero, sono stato libero, quindi ho avuto la libertà di fare senza sentirmi carico di responsabilità. Sono venuto a Roma all'inizio a 18 anni, davvero meridionale, mi sembrava che il centro della città fosse la stazione, quindi diciamo vicino alla stazione. Ovviamente è così, insomma. Vicino alla stazione ho preso una pensione, me li ricordo come anni davvero di grande passione, di grande creatività, però sono stato fortunato perché sono entrato in una scuola di formazione, e quindi che era l'Accademia, e quindi dalle 9 del mattino fino a sera stavo insieme a dei ragazzi che come me nutrivano la stessa passione, e non mi sono smarrito, perché una grande città può anche, diciamo, un diciottenne che arriva dalla provincia in una grande città può anche smarrirsi. Invece lì sono stato in qualche modo irregimentato, ho potuto coltivare la mia passione insieme ad altri ragazzi, e poi sono stato anche bravo, perché come spesso bisogna fare in Accademia, non l'ho terminato. Esatto, stavo arrivando a questo, perché non lo sveliamo alle amiche e agli amici che ci seguono, non l'hai finita. No, questo magari, diciamo, adesso non so se fa piacere ai professori dell'Accademia, però insomma c'è una leggenda che aleggia sull'Accademia, sì, si dice che tutti quelli che poi ce l'hanno fatta per davvero non l'hanno terminata. Vuol dire che sono stati bravi professori, avevano insegnato molto già nei primi anni. Io sono stato fortunato, tu pensa che io poi ho fatto il mio primo spettacolo con la regia di Camilleri, mm-hmm, a 20 anni, alla fine del secondo anno dell'Accademia ho cominciato a lavorare, Andrea mi volle in un suo spettacolo e poi il terzo non lo feci, e quindi non mi sono diplomato, ma grazie al cielo ho lavorato. Signore, sei un attore tu? No. Sì che sei un attore. No, no, no. Sei un attore? Ma no. Smeraldo, no. Vieni qua, zio. La voglia ci ha fatta la bocca. Tu hai lavorato giovanissimo con Fellini, ma non è che proprio, cioè eri proprio Fellini, è una cosa diversa, no? Ma per intervista, quindi quando ci si trova in macchina così con Marcello Mastroianni, con Fellini, poi si va a trovare Anita Ekberg, che voglio dire, beh, insomma, no? Non c'è male. Sai che però ci penso più oggi di, sì, quanto non facessi allora. Allora ero un ragazzetto, tutto mi sembrava bellissimo, però insomma non riflettevo poi magari fino in fondo su quello che mi stava veramente capitando. Oggi ripensandoci dico, Dio mio, ho lavorato con dei giganti, sono stato accanto a dei giganti, ma non me ne sono accorto anche perché loro avevano il talento di non apparire dei giganti. Federico soprattutto, ma anche Marcello, sembravano veramente delle persone normali. Devo dire che da loro ho imparato che il vero privilegio del successo è quello di poter essere normali. La normalità è un privilegio, poter essere umani, poter essere semplici. Fellini era un uomo semplice, andava in giro per strada, salutava la gente lo chiamava per strada Federico, lui salutava tutti, anche Marcello. Get heavy, can't hit a bass, bro, I'm ready. Life is sweet.
Poi nella tua carriera hai lavorato con tantissimi registi importanti, cioè hai lavorato con Salvatores, con Muccino, con l'Archibugi, con Mel Gibson, io vado proprio randomicamente, con Ettore Scola, con Tornatore, insomma non lo so, ora ho fatto questo elenco, non ti dico cosa, chi scegli perché sarebbe assurdo, però chissà se con queste suggestioni riemerge in te qualche ricordo, qualcosa che mi vuoi raccontare. Beh, sai, ogni film ti lascia dentro qualcosa, ti lascia, sono pezzi di vita i film, poi alla fine tu ricostruisci anche la tua vita ripensando ai film. Con Salvatores, per esempio, diciamo, ho fatto 3 film, abbiamo avuto un'amicizia strettissima, ho imparato tantissimo. Vi sentite ancora? Ancora, tantissimo, siamo molto legati. Poi non abbiamo più lavorato insieme, ma ancora ci diciamo che dovremmo tornare a lavorare insieme. Ma è stata un'esperienza anche folgorante per me, il film che feci con Tornatore, perché lavorai con Polanski, diventai molto amico di Gérard Depardieu, che mi porto tantissimo nel cuore. Per cui ogni esperienza, per esempio un film a cui tengo tantissimo, dove ho imparato tantissimo e che, di cui sono veramente molto fiero, è quando ho lavorato con Minghella nel Talento di Mr. Ripley, perché ho lavorato, ci penso oggi, con tutti i premi Oscar, con Cate Blanchett, con Gwyneth Paltrow, con Matt Damon, con Minghella, erano tutti, diciamo, con Seymour Hoffman, con Jude Law, insomma era un film veramente incredibile. No, in un grande film che ancora ci emoziona quando lo vediamo e che poi è andato in tutto il mondo, che è, no? Che è la forza del cinema quando ha chiaramente storie e mezzi, no? Ma poi sai qual era la cosa sorprendente? Che queste persone erano come noi, dei sognatori. Uè, giovanotto, vuoi un passaggio? Non stai cercando una ragazza? E muoviti allora, che ti porto io, dai. Cioè, non mi ha riconosciuto, sono Angelo Antonio, il barbiere. E poi c'è un luogo, però, credo che tu porti sempre con te, perché poi mi sembra che direttamente o indirettamente l'hai spesso raccontato anche nel tuo cinema, che è Grumoappula, no? Che è il tuo paese di origine e che comunque è nel tuo DNA, no? Insomma, è una terra, ecco, permettimi l'immagine, che tu hai voluto raccontare spesso. Beh, no? Essendo andato via a 18 anni, è chiaro che io non sono più un vero pugliese, perché non vivendo lì, non vivendo a Grumo, insomma, poi alla fine uno deve prendere l'autobus, comprare il pane per ritenersi, come dire, appartenente a quel luogo. Però è certo che la Puglia e Grumo, soprattutto quel paesello, me lo porto nel cuore. È più uno spazio mentale, uno spazio della mente in cui che coincide col cinema, perché il cinema è anche uno spazio mentale, non è uno spazio reale. Pertanto delle volte alcune delle mie storie mi viene più comodo rappresentarle in quei luoghi, come fossero i sogni. Tante volte quando sogniamo ti tornano in mente cose remotissime del passato, e allora diciamo è come se fosse anche un po' un teatro di posa la Puglia, dove conosco meglio gli scenari, la luce, la fotografia, le persone, la lingua, per cui mi viene più facile raccontare lì le mie storie, che non sono però poi necessariamente delle storie pugliesi. Di santo, Rovino, come a piedi sta? Doveva venire mio fratello Mario, ma evidentemente te li raccomando i fratelli tuoi. Tu hai firmato insieme ad altri tuoi colleghi, insieme ad alcuni artisti, appunto, una lettera indirizzata a Papa Francesco, perché che cosa era successo? Che appunto una lettera in cui lo ringraziavate perché lui aveva parlato di voi, no? Si parla tanto in questo scambio che c'è stato tra voi e Papa Francesco di bellezza, però tutto è cominciato da tua suocera, che ha visto qualcosa su TV 2000. Sì, no, che allora, è stata una storia veramente. In uno, diciamo, uno dei primi di PCM dell'anno scorso, quando diciamo c'erano questi decreti, fummo come artisti completamente dimenticati dal presidente del consiglio del momento, e quindi con un po' di amici ci sentimmo la sera, diciamo, ma forse dobbiamo fare qualcosa. Non volevamo fare nulla di violento, semplicemente far ricordare anche di noi. La mattina presto mi chiama mia suocera dicendo: ma lo sai che il Papa nella messa del mattino delle 7 ha ricordato gli artisti? E allora abbiamo detto: beh, ma allora questa è la forma che dobbiamo utilizzare, ringraziamo il Papa. Il Papa ci ha dimenticato la politica, ma non ci ha dimenticato il Papa. E poi il Papa aveva usato una formula bellissima, perché aveva detto: gli artisti ci aiutano a raggiungere la bellezza. Esatto. E questa è una cosa emozionante, guarda, mi emoziono anche adesso, cioè non era l'arte per l'arte intesa come qualcosa che ha a che fare con la vanità, perché delle volte sembra che l'arte, no? No, invece è come dire, l'artista può aiutarci a raggiungere la bellezza, e la bellezza è un valore assoluto, è un qualcosa che ha a che fare con Dio. Con il Dio cattolico, con il Dio cristiano, con il Dio, ma Dio, diciamo, con l'assoluto. E quindi abbiamo scritto una lettera
Abbiamo individuato che poi forse questa lettera fosse giusto che la scrivesse Sandro Veronesi, l'abbiamo fatta firmare, l'abbiamo corredata di un'opera di Mimmo Paladino, che era un Cristo in croce, un'opera bellissima. E io ho anche fatto un piccolo video in cui ho recitato questa lettera per il Papa, e diciamo questo piccolo video, la lettera e l'opera di Paladino sono state affidate direttamente nelle mani del Papa, il quale la settimana dopo ci ha ringraziato. Eh certo, Papa Francesco è così. E allora come ci salutiamo? Ci salutiamo direi forse con la bellezza di Napoli, con la bellezza di questa famiglia De Filippo che tu racconti, con la bellezza che è di questi personaggi, ma che forse serve molto a ognuno di noi in questo momento, che è la capacità di sorridere, no? Anche delle miserie, anche delle cose più brutte che possono capitare, ma che possono essere cambiate, no? Il dolore, la sofferenza possono essere trasformati invece in propellente, in bellezza, in capacità di affermarsi. E quindi diciamo questa è una storia virtuosa, è una storia di gente in qualche modo che nell'età, in un'età diciamo all'inizio del loro percorso, hanno avuto delle ferite come tutti, ma hanno avuto grazie al loro talento, la benedizione, la tenacia, la forza di ribaltare completamente il loro destino e di diventare poi quei giganti che sono diventati. Per cui è una storia, secondo me, che dà fiducia a tutti. Basta in qualche modo faticare, basta applicarsi, come dire, e tutti gli obiettivi sono raggiungibili, basta che ognuno ci metta in qualche modo sangue, sudore e lacrime. Allora, questa è una cosa bellissima, quindi credo che avranno fatto tesoro da casa. Io l'ho acchiappata al volo, questo tuo concerto. Allora, grazie a Sergio Rubini, ricordiamo, i Fratelli De Filippo, appunto, al cinema. E Effetto Notte finisce qui, ma voi restate là, perché abbiamo gli altri film da vedere. Noi siamo molto romantici. Per esempio, vuoi una prova? Ti faccio sentire la mia canzone. Perdono. La chiave della signora Caselli, che poi è nel cuore del pubblico, no? Delle amiche e degli amici che ci seguono, di tutti noi, è un po' la modernità, da sempre, anche quando ha cominciato, e oggi più che mai. Dico una cosa giusta o una cosa sbagliata? Che ne pensa lei? No, devo dire che io sono una persona curiosa, mm-hmm. e come tale sono sempre, cioè mi piace sapere quello che non so, e sono curiosa anche delle persone, di conoscere le persone, non mi spaventa il nuovo per niente, anzi spesso lo cavalco, mi piace. Mi pettino moderno con i capelli corti. C'erano moltissime ragazze che si tagliavano i capelli come me. Io non so perché, a un certo punto c'era il ritmo che, ma è cominciato a fare questo movimento che poi è diventato un momento distintivo. Renato, tu invece che cosa sei d'accordo su questa cosa, su questa cifra della modernità? No. E poi nel cucire questo, che poi è un racconto anche d'Italia, no? Di tutti noi. Esatto, cioè l'occasione di questo film unica è di raccontare un bellissimo personaggio, lo dico dal punto di vista narrativo, drammaturgico, certo. Da regista, un personaggio molto bello perché ha una variazione narrativa continua, non è mai stato sempre solo una cosa sola, ma era sempre è stato il percorso di Caterina, un percorso di trasformazione. Allora mettere accanto a questo percorso di trasformazione la trasformazione anche sociale e culturale della nostra nazione, quindi è un po' guardare la sua storia, un po' guardare la storia di tutti noi. Allora, signori giurati, votiamo per Caterina Caselli. Anche i campioni della canzonetta hanno deciso di affrontare un massacrante tour de force. Le tappe del giro sono lunghissime. Di giorno si viaggia, di sera si canta. A Torino, a Viterbo, a Formia, a Napoli. Subiscono volentieri queste vigorose manifestazioni di simpatia dalle quali dipenderà la loro quotazione nella borsa valori della canzone. Senta, di che cosa è più orgogliosa? Di brani che restano, anche delle sue scoperte? Perché lei poi ha fatto, e ce le racconta il docufilm, ma le conoscevamo in parte delle scoperte musicali. Sono molto orgogliosa dei ragazzi sui quali ho creduto, ragazzi, uomini e ragazze, e che hanno avuto il loro successo, le loro affermazioni. Questo mi fa molto molto piacere. Non potevo più cantare, dovevo trovare una mia strada. Non è stato facile, però mi piacciono le sfide. Un abbraccio. Ebbi qualche idea anche buona, diciamo. Qualche carezza.
Ho sempre avuto questa attenzione verso i ragazzi che volessero intraprendere questa attività. La musica italiana non deve essere solo italiana, deve essere una musica internazionale. Se dovessimo scegliere, lo chiedo a tutti e due, tra nessuno mi può giudicare, perdono, io non sono bravo a cantare, secondo me lei canta ancora benissimo, ma non so se oso chiederglielo. E insieme a te non ci sto più, io scelgo l'ultima per me, però non so. Ma quasi tutti, non so, veramente tutti, insieme a te non ci sto più. E io sono affezionata con la canzone, però devo dire la verità, nessuno mi può giudicare, ovviamente non posso disdirmi, nel senso che, perché mi ha cambiato la vita, nessuno mi può giudicare, cioè veramente, però anche perdono alla sua nobiltà, secondo me. Mi avevi abbandonata ed io mi sono trovata a un tratto già abbracciata. Io ne esco con una battuta di Paolo Conte che fa nel film, che è quello che definisce una grande cantante il repertorio e la scelta dei pezzi. Io penso che Caterina abbia un repertorio strepitoso, veramente strepitoso, quindi io scelgo il repertorio. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole. È molto difficile all'inizio sapere chi sei. Non serve avere una grande voce, serve unicità. Per 100 giorni. And Lina wants to dedicate the Oscar. Che si dovrebbe chiamare con un nome femminile per essere. Because, but she would like to change the name Oscar to a feminine name. Gravissima che si chiami Oscar, si dovrebbe chiamare Anna. So. She would like to call it Anna rather than Oscar. Comunque, pazienza. Se dovessi dare un titolo a quegli anni, in una parola li chiamerei gli anni dell'avventuroso. Rivedendo tutto questo che è il suo, che comunque è la sua vita, il suo lavoro, che cosa? Che paura, ragazzi! Una fotografia che io conservo di papà e Lina da bambini a una festa in maschera. Papà era Pierrot, con la lacrimuccia qui. Lina accanto, una zingara così, con due occhi neri così, una faccia da impunita, da puzzolente, con sto tamburello così che sfidava già il mondo. Questa cosa è stata un vantaggio, se è così, è stato un vantaggio. Intanto tu che intendi per impunita? Qualcuno che osa, oppure qualcuno che sa essere anche cinico in quello che racconta, ma in maniera funzionale alla storia. E tu storia. Sei punito? Impunito significa che non è punito, quindi È negativo. È una cosa positiva. Sì, come si fa a far fidare gli attori, a dire cambia, mettiti così, fatti baffi, imbruttisciti, insomma fidati di me perché vedrai che c'ho ragione io. Tu quando l'hai ti mai rivedi. Fatto? No, io non l'ho mai fatto. Come fa? Me lo fa fan film? Io ci vengo, eh? Che sono produttore io. Io credo che i grandi della storia ci hanno avuto il carattere di Lina, da Attila, passando per, no? Per Castro fino a Napoleone. Come si fa a convincere un attore ad affidarsi? A botte, direi. Me la racconti a botte proprio? Io qualche volta sono arrivata difatti alle mani. Ah, sì. Con chi? Non glielo dico. Non me lo dice. L'unico che è salito alle cronache con questo, con un famoso morso al dito, è stato De Crescenzo. Le regine cattive erano elegantissime, erano vestite di raso,
sembravano dei modelli d'alta moda. Nella sua carriera sono stati più costruttivi i successi o gli insuccessi? Domanda trabocchetto. È certo, è qualcuna, me la sono preparata. Non lo so, mi pare che ci... Quali sono gli insuccessi? A proposito... C'è qualcosa che lei desidera adesso? Le piacerebbe per esempio ancora dirigere? Sì, mi piacerebbe avere buona salute per altri 80 anni.